Riduccia, ma tu non dovevi andare a Capodimonte per quel posto da stiratrice? Ah sì, è vero! E accompagnami alla fermata del filobus, così voi parlate tranquillamente. Tranquillamente, sapevi bene? E dove sta mio marito? Comare! Ma la comare deve partecipare a un'esposizione! No, e che dobbiamo andare a Pozzuoli? Ah, io mi credevo che doveva essere esposto da qualche parte! Come doveva essere esposto? No, siccome l'ho vista tutta addobbata! Ma addobbata, che è un albero di Natale, questa è una toletta di rappresentanza! Ah sì? E che mi rappresenta? Hai visto? Io te l'avevo detto che così era troppo esagerato! Vabbè, comunque, mio marito dove sta? Ah, capito, sei chiuso nel gabinetto a leggere il giornale, fa sempre così quando non mi vuole parlare. Esci, pusillanimo, vieni qua fuori, avanti, esci, esci se c'hai coraggio. Comare, quello non ci sta. La verità è che stava venendo, ma mentre veniva ha dovuto fare un'immersione a uno. È andata all'ospedale. Mamma mia, mio marito all'ospedale, che è successo? Non mi nascondete niente, dite, parlate. Non è successo niente, ha solamente investito a Don Felice. Oh, mamma mia, e Don Felice è morto. No signor, state tranquilla, è in protesi riservata. Stiamo aspettando il risultato della vivisezione. Però Salvatore l'ha dovuto portare all'ospedale. Qua chi tiene 5 figli, chi 6, chi 7, sapete quelle belle tribù napoletane. E noi invece siamo svedesi. Che poi io a voi, onestamente, vi sembro una svedese. Forse vista di profilo. E invece devo fare la svedese, pure davanti. Non me l'hai voluto fare la grazia, è vero. E io le lampadine non te le cambio. Fulminate te le lascio, capito? Fulminate. Donna Lucrezia, buongiorno. Vostro marito dove sta? Quello che vorrei sapere pure io, signora Gervasia. Sentite, io quando sto nervosa parlo in faccia. Dite a vostro marito che il tassi glielo levo di sotto. Diteglielo da parte mia, glielo levo di sotto. Eh no, questo no. E te sì, che avete capito? Signora, la vettura è mia, la licenza è mia, io glielo levo di sotto. Vabbè, signor, fate come volete, io tengo altri pensieri. Ma come? Per una settimana ha fatto il turno di notte e non abbiamo coperto neppure le spese. Ma quello la notte che fa? Che fa la notte? Prima, quando si usciva di notte, si portava a casa sempre un guadagno. Adesso che è successo? All'improvviso sono scoppiate la peste e la carestia. La paura, la gente non esce più la notte, oramai pare un coprifuoco. E la paura, Don Gennaro, voi mi volete far parlare per forza. Allora io vi dico che il benzinaio sulla vettura ha trovato una mutandina celeste. Al posto davanti? No, dietro, ma che significa? Che ha scarrozzato una coppia di sporcaccio.